Sono Giovanna Scarfone, sono ginecologo e lavoro presso il Policlinico di Milano. Mi occupo specificatamente delle patologie oncologiche della sfera genitale femminile da oltre 30 anni e nel particolare volevo promuovere questa bella iniziativa di Onda con l'Open Day che si terrà il 29 giugno, dove sarò a vostra disposizione per rispondere a ogni quesito o dubbio relativo alle patologie che andremo ad affrontare. Prima da tutte il tumore dell'ovaio, una patologia molto subdola, dove la diagnosi precoce tutt'oggi è sconosciuta, non abbiamo strumenti di screening validati come per il tumore del collo dell'utero col Pap test e con l'HPV test, come anche il tumore della mammella con la mammografia, ma tanto si può fare. Prima di tutto, siccome l'esordio del tumore dell'ovaio è un esordio piuttosto subdolo, confondente, perché sono i sintomi che le pazienti riferiscono sono sintomi aspecifici, allora il consiglio è quello di rivolgersi sempre al medico curante. Il medico curante di fatto indirizza sempre la paziente in maniera oculata presso specialisti o presso enti di elevata eccellenza per patologie di questo tipo. Quindi la paziente che accusa questi sintomi non deve ovviamente tralasciarli, ma subito riferirsi al medico di fiducia. Dopodiché c'è da dire che il tumore dell'ovaio nel 70% dei casi purtroppo esordisce già in uno stadio avanzato e chiaramente diagnosticare la stessa patologia in uno stadio iniziale sarebbe bene per la prognosi della paziente stessa e per la sua sopravvivenza. Oggi noi sappiamo che in Italia ci sono più di 5.000 casi all'anno e più della metà di queste pazienti purtroppo muoiono di questa patologia. Pertanto è chiaro che lo strumento diagnosi precoce, lo strumento screening, o test di screening sarebbe fondamentale. Però quello già di rivolgersi immediatamente a uno specialista del settore presso centri competenti è già sicuramente una bella cosa e una cosa da fare. Oggi il nostro istituto si occupa anche del tumore in gravidanza. Il tumore primo nella donna è il tumore della mammella e ahimè anche il primo tra le pazienti gravide che si rivolgono a noi. Oggi si può curare sia la mamma durante la gravidanza senza nuocere al bambino. Le mamme vengono assistite dall'inizio del loro percorso fino al parto e questi bimbi vengono accolti dai neonatologi che in maniera molto attenta e oculata li seguiranno fino all'età scolare e anche oltre dal punto di vista dello sviluppo cognitivo, neurologico, cardiologico e quant'altro. Oggi noi sappiamo che è fattibile il trattamento in gravidanza, sappiamo quali sono i farmaci da utilizzare con tutta sicurezza per madre e feto, pertanto anche per questo tipo di patologia, se qualcuno di voi dovesse avere dubbi o informazioni o volesse comunque saperne di più, sono assolutamente disponibile in questa stessa giornata. Parlando di tumore del collo dell'utero, oggi tanto si è fatto. In realtà poche sono le informazioni non corrette o pochi sono i dubbi delle pazienti stesse perché è tra i tumori più diffusi della sfera genitale femminile, per cui come tutte le cose ovvie, come tutte le cose frequenti, è chiaro che tanto la scienza ha fatto e tanto sono informazioni. Sappiamo oggi che test screening validato è il Pap test, ma anche l'HPV test e la vaccinazione per il papillomavirus tanto hanno fatto in questa patologia. Per cui se ci sono comunque rassicurazioni che io posso dare o informazioni aggiuntive, assolutamente direi di sfruttare questa occasione che Onda ci ha permesso di promuovere il 29 giugno. Grazie.